Molti amici mi chiedono, Giulio, come posso iniziare a utilizzare il betting exchange? Allora, io dico sempre che secondo me se si perde con le scommesse sportive tradizionali, in realtà si continua a perdere anche con il betting exchange. Quindi la prima cosa da fare è quella di imparare a realizzare dei pronostici vincenti e a far bene con le scommesse sportive tradizionali. Poi è chiaro che il betting exchange vi offre tantissimi vantaggi, tra cui la possibilità di uscire in anticipo da una partita anche con un solo click, la possibilità in generale di avere un completo controllo della scommessa e quella di avere anche quote più elevate. Ad ogni modo, le persone che diciamo sono in contatto con me, cerco sempre di portarle passo passo verso il betting exchange e uno dei consigli che do, uno dei migliori consigli che posso dare è quello di smettere di utilizzare le scommesse tradizionali, iniziare ad utilizzare le piattaforme exchange, siano queste di Betfair o sia quella di Betflag, e cercare di scommettere in maniera tradizionale su una piattaforma exchange. Quindi, per intenderci, voi dovete sapere che il betting exchange è costituito dal punta e dal banca. Il punta corrisponde sostanzialmente al punta delle scommesse sportive tradizionali. Voglio giocare l'uno della Fiorentina a 2, questo vale sia per l'exchange e vale anche per le scommesse tradizionali. Però, visto che il betting exchange è il miglior modo di giocare, è buona cosa iniziare a utilizzare questa piattaforma. Allora, il mio consiglio qual è? Intanto, adesso faccio la simulazione con l'exchange di Betfair, condivido lo schermo. Allora, mi ritrovo su Parma Frosinone. Come vedete, ci sono dei numeri che all'inizio possono spaventare gli utenti, però io anche a tutte le persone, ai miei amici, ma in generale a tutti coloro che insegno a utilizzare le piattaforme, che cosa dico? Ci sono sei colonne? Iniziate a pensare solo a una colonna. Qual è la colonna che dovete considerare? Solo quella blu, solo quella dove c'è scritto il punta, perché questa è la più semplice. Se voi pensate che Parma Frosinone possa finire con un pareggio, cliccate su 3.8, fate la vostra giocata, ad esempio 10 euro, e il gioco è fatto. Avete fatto la vostra prima giocata, naturalmente fate clic su scommette, avete fatto la vostra prima giocata con la piattaforma Betting Exchange. C'è stato qualcosa di differente rispetto alle scommesse tradizionali? No, nessuna differenza. Se volete giocare l'1, clicco sull'1, metto 10. E sono a posto. E se vedete sulla sinistra, qui compare 7,79 solo per il fatto che il betting exchange rispetto alla quota che vi propone, in questo caso la vincita potenziale dovrebbe essere di 8,20, ma da 8,20 toglie il 5%, quindi solo sul profitto, e alla fine viene un utile di 7,79. Ma come già vi ho spiegato, anche se viene tolta questa commissione, la quota del betting exchange sarà sempre più alta del bookmaker tradizionale. Naturalmente sto parlando di mercati dove la cosiddetta liquidità è presente, ma ormai il betting exchange è esploso e difficilmente ci sono delle partite senza liquidità. Quindi il fatto della mancanza di liquidità è un falso problema. Soprattutto sui mercati principali, cioè 1x2, underover, cioè quelli classici che si utilizzano di fatto, la liquidità c'è sempre e si hanno quote più alte. Quindi voi semplicemente ignorate le altre colonne, sappiate solo che l'unica regolina di cui tener conto è che dovete giocare, cioè il sistema vi permette di giocare al massimo l'importo che trovate sotto la quota. Quindi se qui c'è scritto 3,80, io al massimo dovrò giocare 80. In realtà potrei anche giocare di più, però già ci avviciniamo in maniera più approfondita al betting exchange. Visto che questo vuole essere un primo video per aiutare le persone che vogliono iniziare a utilizzare il betting exchange, magari per il discorso delle quote più alte, sappiate che potete selezionare la quota, scegliere un importo che deve essere all'interno di quello mostrato. Questa è la sintesi, altrimenti potete scegliere una quota più bassa. A quel punto avrete più liquidità, però sostanzialmente molto semplice,
potete cliccare sulla cella blu e mettere l'importo. Non solo, sulla piattaforma Exchange di Betfair avete anche un'altra possibilità. Potete anche andare su Impostazioni, qui in alto, e eliminare le quote banca. Questo probabilmente vi aiuta anche da un punto di vista visivo a concentrarvi solo sulle quote punta, quindi a maggior ragione avete una semplicità di, come dire, di visione rispetto al vostro modo originario di scommettere, perché voi siete abituati a scommettere solo con le quote punta. Quindi facendo clic su impostazioni e mettendo defleggando quote banca, trovate solo le quote punta, perché toglie le quote banca. Io però vi consiglio, in realtà, anche se c'è questa bella opzione, di lasciarle le quote banca, perché secondo me è meglio che vi abituate ad avere queste sei colonne, perché piano piano vi rimarranno utili. Io sto facendo questi video, ho fatto anche il sito bettingexchange.it per insegnarvi passo passo dalla A alla Z a imparare a giocare nella modalità punta e banca. Voi sul sito trovate tutto quanto, sto facendo questi video step by step per insegnarvi a utilizzare la piattaforma. Per chi vuole passare dalle scommesse tradizionali al betting exchange, questo è il primo gradino da fare. Quindi, proprio per essere precisi, voi magari siete abituati a stare su sport, andate su exchange, selezionate la partita che volete, che ne so, Inter-Roma. Considerate solo la colonna blu. Se pensate, ad esempio, che questa partita può finire con un pareggio, in questo caso la disponibilità di 600, voi al massimo potete mettere 600. Ripeto, non è proprio così, in realtà potreste anche mettere 1000, però poi ve lo spiegherò. Ad ogni modo, per come la vedo io, mettere cifre troppo elevate non ha senso, no? Bisogna sempre giocare con moderazione, quindi con 600 di disponibilità hai voglia a mettere puntate, una puntata di 10 euro ci sta larghissima. E questo per oggi è tutto. Se avete domande su questo video o su altri video, mi raccomando, potete farle. L'importante è che le domande siano contestuali all'argomento, quindi potete andare su bettingexchange.it, mi raccomando, solo bettingexchange.it, che è il sito ufficiale Betting Exchange, e mettere domande nell'articolo che vi interessa, oppure nel caso di video, se siete sulla piattaforma YouTube ufficiale di Betting Exchange, che è youtube.com/bettingexchange, dove state guardando questo video, mettete un commento solo se contestuale. A quel punto io o vi rispondo in forma testuale oppure vi rispondo con un altro video, a seconda dei casi. Questo è tutto e ci vediamo alla prossima.